Emergono ancora inquietanti particolari sul falso allarme avvenuto domenica scorsa all'Old Trafford di Manchester, poco prima dell'inizio della partita di calcio tra il Manchester United e il Bournemouth, valida per la Premier League inglese. Dopo la mezza missione totale anche nelle ultime ore dei responsabili della polizia britannica è arrivata anche la responsabilità diretta del capo della società di sicurezza, che si dice sconvolto da quanto è avvenuto ed ha ammesso di aver lasciato domenica un certo numero di oggetti dopo una simulazione antiterrorismo avvenuta meno di una settimana fa, fra cui anche la finta bomba artigianale che è stata trovata in un bagno degli uomini. Intanto sconcerto in tutto il mondo per questo ennesimo episodio, che ha dimostrato come la falla della sicurezza della polizia inglese è stata ben evidente e anche in vista dei prossimi europei di Francia che cominceranno il 10 giugno. Mimmo Sera, Speciale News.